Buongiorno carissimi amici dell'Ippodromo di Palermo, ci ritroviamo per l'anteprima corsa del convegno di domani, mercoledì 11 maggio, inizio alle ore 14.55, siamo con Rosario Gambino. Ciao Rosario! Buongiorno a tutti! Eccoci, intanto complimenti per la vittoria dello scorso convegno con la debuttante, o il debuttante, cosa ne maschio? No, debuttante, femmina. La debuttante Tundrast, una bella vittoria, Rosario! Una galla che abbiamo acquistato da poco a Padova dal signor Targhetta. Si è presentata alla grande. Si è presentata alla grande, come debuttò bene. Ottimo, ottimo, non bravo. Ce l'aspettavamo neanche. Sì, tra l'altro era, diciamo, contro le aspettative è andata bene. Una corsa abbastanza qualitativa, quindi se il buongiorno si vede dal mattino, potete prendere. Ci siamo presentati. Ecco, bravo, benissimo. Allora, con Rosario analizzeremo il convegno di domani, sai bene del nostro concorso, caccia al vincente scuderia, ognuno dà il pronostico della giornata. Il cavallo che menzioni come cavallo base vale per il concorso a cui è associata la quota del totalizzatore e relativi bonus. Continua a condurre Carlo Giordano. Vito Cusimano è andato bene, l'altra volta 5 primi, ma non è riuscito a scavalcarlo, anzi si piazza addirittura al terzo posto tra Carlo e Giuseppe Zanca. Allora, Rosario, un bel convegno quello di domani con 84 cavalli al via, dicevamo inizio corse alle ore 14.55 e iniziamo con la seconda tris, una corsa riservata ai cavalli anziani con 15 soggetti al via sulla distanza del miglio. Un rapporto di scuderia tra il numero 4 di Replay e K e il numero 13 di Rione Desi. Una base con 3 cavalli. Una base. A me piace il 14, Reflex Griff. Reflex Griff. Come base piace. Poi gli altri 3 cavalli scegliamo. Il 2 Penelope. Il 2 di Penelope. Poi scegliamo il 9 di Ottavio DL. Il 9 di Ottavio. E il 12 di Ravel OM. E il 12 di Ravel OM. Non dimenticavo dell'hashtag selfie Palermo Trotto. Oggi toccherà a Rosario estrarre il vincitore che premierà il guidatore che si aggiudicherà la gara centrale di domani. Ne riparliamo alla sesta corsa quando commenteremo proprio il centrale. Allora, passiamo adesso alla seconda corsa, sono cavalli di 4 anni al via, anche questa corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio 14 al via, un rapporto di scuderia tra il numero 11 di Tocador e il numero 13 di Taio Cruz. Sì, a me qua come base piace il numero 1, Tempra Breed. Tempra Breed, il numero 1. Poi come cavalli piazzati il 2 è Teo Tommy. Il 2? Poi l'11 Tocador. L'11 di Tocador. E il 13 Taio Cruz. E il 13 di Taio Cruz. Passiamo adesso alla terza corsa, il sottoclou di giornata riservato ai cavalli anziani, distanza del miglio in 6 al via. Sì. Vai Rosario. Allora, qui sta correndo alla grande regale. Regale numero 4. Gli vogliamo dare di nuovo fiducia. E gli dai ancora fiducia. Poi Robin Hood OM. Robin Hood il numero 3 e Siragigast. E Siragigast il numero 2 per completare la terna. E quarta corsa, stavolta i cavalli di 3 anni in pista, in una reclamare, anche questa corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, 12 al via, un rapporto di scuderia tra il numero 4 di Unica Caff e il numero 9 di Urlo Spin, e qui sei impegnato in prima, sì, persona alla guida di Uladina Jet, il numero 5. Sì, è una cavalla di chance, domani. Sì. Di prima chance. Secondo me la galla da battere è il numero 4, che l'altra volta ha corso bene. L'unica calla. Ora, come base vincente, ti sbilancia. Un po' il dubbio. se vado davanti, per me ha chance di prima, posso pure vincere. Sì. La cavalla. Se vado avanti. Poi, come ti ripeto, il numero 4, di il numero caffa, 3, di Ultra Scam. E il numero 11. E il numero 11 di un Wheeler. Benissimo. Quinta corsa in programma è una corsa riservata ai gentleman che guidano cavalli di 4 anni. La distanza è quella del doppio chilometro, in 9 al via. Allora, il numero 3. Cavallo base, il numero 3 di Tennessee F. Il 4. Il 4 di Tivadar, Very Nice. Very Nice. E
il 7. E il 7 di Tullio Griff per completare la terna. Adesso parliamo del centrale, il premio Messico, riservato ai cavalli di 4 anni, sulla distanza del doppio chilometro, un rapporto di scuderia tra il numero 4 di Todo Bien e il numero 6 di Tabor Caf. Sì, qua il 5, Tier to Font. Tier to Font, il tuo cavallo base. Sì, il 4 Todo Bien. Todo Bien. E il 3 Tiago di Ruggi. E il 3 di Tiago di Ruggi. Adesso mi tieni quel programmino e facciamo l'estrazione dell'hashtag selfie Palermo Trotto. Mescoliamo bene. Ricordiamo che tutti coloro che postano un selfie fatto in qualsiasi parte dell'ippodromo nella nostra pagina Facebook Ippodromo Palermo La Favorita Official Page vengono estratti dal guidatore durante l'anteprima corsa, avranno la possibilità di premiare il vincitore del centrale e soprattutto partecipare a un'estrazione finale che si effettuerà nel primo convegno di agosto, in cui ci saranno in palio tre bellissimi premi che comunicheremo a breve. Attenzione, allora Rosario, a te fai vedere il nominativo estratto, vediamo chi viene fuori. Vincenzo Drago. Vincenzo Drago, benissimo. Allora, Vincenzo, facciamo adesso un'estrazione di un nominativo di riserva, qualora Vincenzo è impossibilitato a partecipare. Sarebbe... E abbiamo Benny Scordi, che ha già un piccolo record, per due giornate di fila esce come riserva. Va bene, ok, grazie Rosario, mettili qua dentro e continuiamo la nostra analisi. Passiamo adesso alla settima corsa. Settima corsa è una corsa riservata ai cavalli anziani sulla distanza del doppio chilometro, con una resa di metri per il numero 11, il Silvano Lux, che appunto parte a 2020 metri. Sono in 11, due rapporti di scuderia tra il numero 6 di Rombo di Tuono e il numero 7 di Sigla di Azzurra, e tra il numero 2 di Repetita RL e il numero 8 di Riffa OM, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale. Quindi una base con tre, allora, una bella base corsa. Il numero 4, Maier. Il numero 4 di Maier. Poi l'1. L'1 di Sax del Ronco. Il 10 Pietro di Jesolo. Il 10 di Pietro di Jesolo. Il 7 di Sigla d'Azzurra. E il 7 di Sigla d'Azzurra. Benissimo, concludiamo con l'ottava corsa, in pista ai cavalli di 3 anni, anche questa corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, distanza del miglio in 11 al via. Allora, come base il 6, Wozzi. Il 6 di Wozzi. Poi il 5. Il 5 di Urania Gifar. Il 2. Il 2 di Ultrasonic Font. E l'11. E l'11 di Ulisse 3B. Ok, Rosario, ti ringrazio, buon lavoro, in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Puntuali come un cronografo svizzero, ci presentiamo dopo un poker realizzato questa volta da Gaspare Loverde. Gaspare, complimenti, ecco qui il poster offerto dalla Ires, realizzato dalla nostra fotografa Maria Luisa Ferraro. Un poker di Vittore realizzato due convegni fa, precisamente il... aspetta, c'era la data da qualche parte, bla 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 bla. Il 4 maggio, benissimo, due convegni fa. Allora, Gaspare, Ustedes, Nicchi dei Fiori, Rughi delle Selve, Uragano 3B, nel convegno scorso una tripletta, insomma, che dire? Che dobbiamo dire, Gaspare? Ma che dobbiamo dire? Io... cioè, sono giornate particolari, ovviamente uno va in pista sempre per fare bene, cioè, può capitare che si vince, si perde. Lo sport è così, però ci sono di quelle giornate che ti riesce tutta alla perfezione, come dici tu, giornate che veramente sembra che... ma sì, è così, bene. L'Ippica è questa. L'Ippica è questa. Intanto allora ti rinnoviamo i nostri complimenti, però non ti posso chiedere qualcosina sui cavalli tuoi di domani, visto che già l'analisi del convegno l'hai fatto l'altra volta. Non so in che posizione ti sei piazzata, però sicuramente non nei primi posti. E allora, Gaspare, prima corsa catch, replay e K, se non sbaglio. Sì. È la seconda tris. Sì, è una cavalla che portano da fuori, diciamo che la sto guidando così per vederla, ma non saprei quale sia tanto la condizione, quindi cerchio di prendere un piazzamento. Perfetto. Seconda corsa, numero 11 di Tocador. Tocador
rientrato bene, ha chance in questa corsa. Secondo me la cavalla favorita è questa Tempra Breed. Tempra Breed il numero uno. Sì, poi gli altri sono tutti cavalli, diciamo, che si equivalgono. Lui, se riesce a togliersi dalla confusione, nei primi tre ci dovrebbe potenzialmente essere. Esatto, sì. Dici tu, nella terna ci sta. Sorvoliamo e passiamo alla sesta corsa, il centrale. Premio Messico, due cavalli al via, Todo Bien e Tabor Cup, due cavalli di scuderia. No, Todo Bien è in ordine, sta correndo abbastanza bene. Faremo la nostra parte, ovviamente il favorito netto è quello di Zanca. Te a Fort Font, sì. Però noi faremo la nostra parte, cerchiamo di prendere il massimo. Tabor Cup, anche lui per un piazzamento ci potrebbe stare. La settima corsa, rivediamo Passepartout BLV, il birbantone. Eh sì, un cavallo alterno. E con i nastri questa corsa, infatti sì, l'avevi detto. Però l'hanno multato ugualmente. Vabbè. Comunque, è un cavallo alterno, c'è quando corre bene e c'è quando corre male. È di testa. Quindi se lui è in giornata... I nastri come li fa? Ma li fa non come quando va dietro l'autostart, certo. Però gira discretamente. Sì. Un piazzamento alla sua portata. Benissimo, concludiamo all'ottava corsa con un Wozzi in grande spolvero. C'hai anche Ulisse 3B. Sì, Wozzi dipenderà un po' dalla partenza, perché gli avversari che partono forti sono quello... Il 4, un vero killer card, è Urania Gifar. Quindi dipenderà un po' dalla partenza, però il cavallo sta bene, cercheremo di fare il meglio. Sì. Benissimo, ok, penso che di non aver dimenticato nessuno, sì, questi sono i cavalli. Sì, benissimo, Gaspar, in bocca al lupo, buon lavoro a tutto l'entourage.